Senatrice Ada Lopreiato. La ringrazio, Presidente, Governo, auguri, Presidente, colleghe e colleghe. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente al disegno di legge relativo all'equo compenso e non è difficile intuire il perché. Si tratta di un provvedimento molto sentito dalle categorie che vi vengono menzionate e rappresenta un indubbio passo in avanti, circoscritto ma essenziale, nei confronti di quei professionisti molto spesso sottopagati, soprattutto se giovani e agli inizi della carriera. È meritevole di apprezzamento in particolare laddove si pone rimedio a situazioni di squilibrio che gravano nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni. Mi chiedo, Presidente, si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Certamente sì. E il perché è presto detto. La maggioranza ha da sempre negato ogni possibilità di emendare il testo, in ragione della necessità di una pronta approvazione onde evitarne il ritorno alla Camera per una seconda lettura. Per questa ragione, in Commissione il Movimento 5 Stelle ha richiesto la sede deliberante, anche in virtù del fatto che sapevamo essere gli unici ad avere presentato un emendamento che insisteva nel merito su un errore figlio della sciatteria che, duole dirlo, sta contraddistinguendo la maggioranza relativamente alle tematiche di giustizia. Così, consci del fatto che il testo sarebbe stato obtorto collo modificato, abbiamo richiesto il cambio in sede giusto al fine di velocizzarne l'iter. Governo e maggioranza, da principio, hanno negato tale possibilità sulla base, tra l'altro, di una vocata errata interpretazione della norma regolamentare, salvo poi assecondare un'ulteriore richiesta che poi non è stata accolta dal Partito Democratico. Ora, in virtù dell'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, il testo è stato modificato e pertanto vi sarà necessità di una lettura confermativa da parte dell'altro ramo del Parlamento. Mi chiedo, Presidente, ma una volta che il testo è stato aperto a modifiche, perché non sfruttare tale opportunità per migliorarlo definitivamente e consegnare ai professionisti una legge migliore effettivamente ineccepibile? Non è chiaro il perché la maggioranza si sia incaponita nel non procedere alle modifiche che loro stessi avevano indicato negli ordini del giorno approvati in commissione, o meglio, lo abbiamo capito molto bene. Loro non avevano proposto emendamenti confidando nel fatto che il testo non sarebbe stato modificato e che quindi l'unico modo per migliorarlo sarebbe stato quello di approvare gli emendamenti del Movimento 5 Stelle. Emendamenti che peraltro, Presidente, andavano nella direzione dei temi trattati da loro stessi ordini del giorno, ovvero quella di eliminare le sanzioni ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelle previste dai decreti e una adeguata normativa transitoria. Se questo inciampo costituisse un unicum, non ci sarebbe da alzare polveroni. Purtroppo, o non so se dire per fortuna, ciò sta avvenendo con cadenza preoccupante. Sono infatti fin troppe le questioni che oramai ci fanno pensare a una totale inettitudine da parte del governo nelle materie afferenti alla giustizia. L'omicidio nautico ve l'abbiamo riscritto. Ci siamo poi accorti che non sapevate neanche copiare. Infatti ci avete perfino copiato la brutta copia del neointrodotto delitto di revoe parti. Avreste fatto meglio a prendere in considerazione il nostro emendamento soppressivo, chiaramente prioritario rispetto a poi quello sostitutivo. Il disegno di legge governativo sul cambio di regime di procedibilità prende spunto dal disegno di legge a prima firma del senatore Scarpinato, depositato qui in Senato molto prima rispetto a quello governativo. E visto che siete attenti a come lavora il Movimento 5 Stelle relativamente alla giustizia, vi suggerisco di prendere spunto dalla nostra agenda politica e vi indico qual è la strada da seguire.
Prima di tutto, adottare iniziative normative volte a superare l'istituto della improcedibilità, mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge spazzacorrotti. Astenersi da qualsiasi intervento volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in modo da restringere l'utilizzo o di depotenziarne l'efficacia. Adottare iniziative normative per modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, ripristinando l'esclusione dell'applicazione agli imputati per reati di particolare gravità. Non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze e invece normare lobby e conflitto di interessi. Assumere con la massima determinazione iniziative efficaci volte al contrasto della violenza contro le donne al fine di ridurre effettivamente il numero dei femminicidi, riprendendo il percorso segnato dal Codice Rosso e proseguito dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio. Rispettare integralmente per quanto di competenza il titolo quarto della Costituzione, laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, nonché ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale. Mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, in particolare salvaguardare il regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. E in ultimo, tornare a investire nel comparto di giustizia. Presidente, investire nel comparto di giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadine e quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi penali, colmando le scoperture e le vacanze negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018 e 2020. Siamo certi, Presidente, in tal modo che il risultato sarà quantomeno soddisfacente. Stiamo approvando il disegno di legge relativo all'equo compenso. Vigiliamo tutti, a cominciare dal Ministero, affinché tali disposizioni siano concretamente applicate. Anche perché bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti. Abbiamo constatato che proprio mentre si discute di equo compenso, proprio il Ministero dell'Università cerca 15 esperti di elevata specializzazione da inserire full time a zero e dico costo zero compenso, altro che equo compenso, pazzesco, pazzesco. Uno dei miei preferiti versi, il grande poeta e cantatore Leonard Cohen, dice: c'è una crepa in ogni cosa. Da lì entra la luce. La dichiarazione sul voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle l'ho fatta in premessa, perché avevo il timore che lungo il cammino avrei magari cambiato idea. Grazie, Presidente.